Bonaventura, libero Criscito, sempre Bonaventura, cambia gioco dalla parte opposta dove c'è Zappa Costa, prova a chiudere le distanze Vilena, il pallone giocato da Rugani, di prima intenzione, bene per Chiesa, allora riparte velocemente l'Italia nello spazio, lancio per Chiesa, pallone che viene raggiunto dall'attaccante azzurro, cross basso di prima intenzione, Zezza! Con un rimpallo trova il gol dell'1-0, l'assist è stato di Federico Chiesa, Italia 1, Olanda 0 e questa volta il gol è buono. Federico Chiesa che è partito con il tempo giusto sulla fascia laterale, ben innescato dal compagno, come è arrivato sul fondo ha messo la palla di prima intenzione in mezzo e ha vinto un rimpallo importantissimo, decisivo, Zaza mettendoci il piede, credo con la suola addirittura ha fatto gol. Davanti ai suoi ex tifosi segna Zaza e per lui è il secondo gol in nazionale, anche il primo era stato un po' fortuito, qui lo rivediamo, il contrasto con Van Dijk che prova ad allontanare ma colpisce proprio Zaza che era presente all'interno dell'area di rigore, si era lanciato in scivolata sfruttando una delle sue caratteristiche migliori, l'aggressività, la grinta, il primo gol lo ricordiamo contro la Norvegia, una deviazione su un tiro di Immobile, qui l'ha piazzata dentro per il meritato vantaggio dell'Italia. Alessandro Antinelli a bordo campo. Ne ha approfittato Roberto Mancini anziché